Io sono Vito Moccia, vivo e opero qui a Rutigliano, provincia di Bari, e il mio lavoro è. Io sono un po' particolare confronto ad altri artigiani, perché io sono un pittore ufficialmente, poi faccio anche fischietti, perché nel DNA di un rutiglianese che ha a che fare con l'arte, i fischietti è una cosa in maniera naturale. Adesso facciamo vedere un po' come nasce un fischietto che dovrebbe essere un prototipo di un carabiniere. Quindi cioè proprio modellarlo proprio di sana pianta. Il carabiniere è il personaggio, uno dei più tradizionali, insieme al gallo. Delle figure, diciamo, tradizionali, caratteristiche di Rutigliano. Rutigliano, fino negli anni 50, alla porta un po' molto più l'economia trainante, Rutigliano era l'argilla, praticamente la lavorazione dei manufatti in argilla, quindi pignate, tutto quello che aveva a che fare con il tornio, con la lavorazione del tornio. Quindi c'erano molte botteghe, molti figuli. Io ho imparato in una di queste botteghe, bottega di mio zio, dove andava a lavorare. Quindi da piccolo si andava a prendere l'argilla, si giocava e si faceva. Mio zio costruiva dei fischietti che poi regalava. E di qua è nato, quindi quando dico che a Rutigliano, diciamo, avere a che fare con l'argilla è un approccio molto semplice, poi se aveva qualcuno un po' di talento lì, esplodeva poi nell'arte figurina. Sì, qui sto facendo un carabiniere che poi verrà, diciamo, viene prima lavorato, quindi la lavorazione è molto molto lunga. Per fare un pezzo così dovrebbe andare sui 2 o 3 giorni, perché poi, diciamo, se rimane come pezzo unico per i collezionisti, in un giorno si riesce a realizzare, però la maggior parte degli artigiani utilizzano la matrice da stampo, che serve per poi duplicare e quindi anche abbassare il prezzo per cercare di rendere il più possibile, divulgare il più possibile. Ma questo non significa che il pezzo non è fatto a mano, anzi, riuscire a fare uno stampo e poi la decorazione è fatta a mano, quindi diciamo che il 90% è tutto completamente fatto a mano. Si ha questa matrice che serve per duplicare, ma non è proprio, diciamo, che svaluta il pezzo in sé per sé. Perché poi, come potete vedere, alcuni pezzi grandi sono tutti completamente fatti a mano, quelli che io ho. Però, diciamo, i piccoli vengono realizzati con una matrice. Sì, una volta finito, questa è l'argilla, diciamo, fresca. Viene cotta appena, diciamo, c'è questo l'altro passaggio che dovrebbe asciugarsi, no? L'argilla, diventa grigia, quindi perde acqua. Chiaramente poi tutto il processo è quello che viene svuotato, quindi bisogna sapere dov'è la nervatura dell'argilla, perché altrimenti nel forno scoppia, quindi c'è tutta una preparazione, una conoscenza, no? Della materia. Perché non è così semplice. Una volta asciugato il pezzo viene messo nel forno. La maggior parte di noi hanno tutti dei fornetti mo molto piccoli, proprio perché lavoriamo a questo tipo di soggetti che sono piccoli, quindi non servono dei forni molto grandi, e sarebbe quello che sta alle mie spalle. E viene messo nel forno. E a 1000 gradi, diciamo, il fischietto, il manufatto in argilla diventa terracotta, no? Quindi terra che viene portata a 1000 gradi diventa questo colore che assomiglia al biscotto, viene chiamato biscotto. Il fischietto poi, la nostra caratteristica, perché il fischietto ha tutta una simbologia, quindi la lettura di ogni fischietto bisogna conoscerla.
se si va dalle parti di Gravina, Altamura, no? È molto legato alla natura, quindi abbiamo i colacola, i famosi galletti che hanno un suono che richiama la natura, quindi il legame. Il nostro fischietto è legato all'inizio del carnevale, quindi beffeggiare i personaggi di paese. Questo era un carabiniere che esisteva, io poi prendo di mira i personaggi che sono personaggi locali. Si fa il sindaco, si fanno situazioni particolari che serve per sfottò o per rendere visibili alcuni aspetti della vita quotidiana, insomma, è legato al carnevale. E in più anche, questi sono antropomorfici, no? Quindi personaggi che hanno a che fare con le usanze, con la cultura umana, no? Popolare. E poi abbiamo i fischietti legati anche abbiamo solo il galletto come legato a quelli tradizionali. Qui è stato trovato nel IV secolo a.C. nella tomba di un bambino un galletto con Cupido sopra a fischietto, quindi le nostre origini di fischietti a Rutigliano ci ancoriamo su una tradizione molto molto antica. La costruzione del fischietto ogni artigiano cerca di non farlo vedere, ma io non sono un artigiano, però possiamo benissimo far vedere come si fa un fischietto. Come abbiamo detto, il fischietto a Rutigliano è legato al carnevale, ma anche nella città contadina ha anche dei significati molto precisi. Il fischietto, per esempio, di Rutigliano, che ha un suono molto acuto, ha un significato particolare. Il 17 di gennaio, quando noi abbiamo le bancarelle dove noi vendiamo i fischietti, si avvicinano le coppie facendo di sposarsi. E il fidanzato regala alla fidanzata il fischietto in segno di virilità. Questo è molto importante, anche perché il suono di Rutigliano, il fischietto, no? Che non ha a che fare con la natura, che deve richiamare, ha un significato che nella civiltà contadina, questa parte dell'eros, no? Ha un preciso significato. Quindi il fischietto dovrebbe essere molto, molto acuto. Allora, il fischietto viene realizzato su una matrice di gesso, cioè si può anche fare a mano, però secondo noi facciamo lavorazione particolare. Quindi ci siamo creati questo stampo in gesso, dove noi con questi arnesi, che ogni artigiano ha un suo criterio, abbiamo creato una metà un vuoto, no? Una camera praticamente a metà di questo cono. Ecco, giusto per tenere presente, come se fosse un flauto, la parte superiore di un flauto. Realizziamo un foro sopra. Ecco, da far vedere così. Adesso questo vuoto che va a finire proprio alla metà tra la camera piena e quella vuota, si crea e questo è la parte più difficile di creare un fischietto. L'inclinazione dovrebbe essere obliqua fino al punto di trovare la metà perfetta del foro, siccome l'argilla è un po' umida, al primo colpo non dovrebbe riuscire, però dipende dall'artigiano, se è bravo. Ecco, come se fosse un flauto, no? Viene poi questa linguetta, dovrebbe far scivolare il soffio da una parte e da giù, creando questo fischio. Però siccome l'argilla, dicevo, molto umida, si creano dei pezzetti. Ecco così. Adesso si può anche perfezionare il suono, rendendolo più pulito, creando anche dei giochi. Eh.
E questo fischietto viene poi realizzato, adesso proprio perché è umido, il suono non è molto diciamo, acuto, nel forno quando si stringe la maglia diciamo, dell'argilla e perdendo acqua, il suono è molto squillante, molto forte. Il fischietto tradizionale, proprio perché ha a che fare con questa simbologia molto scherzosa, no? Viene messo al posteriore del personaggio. Proprio questa è la tradizione, cioè viene messo proprio il fischietto dalla parte posteriore diciamo, del personaggio che noi vogliamo prendere in giro, e diciamo che questo qua è il fischietto tradizionale. Sono messo.